Buon pomeriggio e bentornati su Mercurio. Io sono Berto Mandia e anche oggi pomeriggio avremo un webinar dedicato a come trasformare gli informatori frontali in omnichannel ibridi. Oggi il webinar è un momento particolare perché oltre ad avere una presentazione avremo anche la simulazione del lavoro dell'informatore. Quindi vedremo, come dire, studieremo. Avremo prima una prima fase che sarà svolta da Angela Romano, una delle nostre account che vi presento, mentre seguirà la simulazione proprio di una video call e con tutto il processo che qualcuno di voi già magari ha avuto modo di approfondire in scorsi webinar. Vedremo, toccheremo proprio con mano tutto ciò che si può ottenere da una video call. Quindi quali sono le caratteristiche, le peculiarità, gli strumenti utilizzati e tutto il resto. Vi dicevo appunto, questo è un webinar speciale proprio perché non ci sarà solo la presentazione, ma ci sarà anche modo proprio di vedere e di sperimentare quasi le caratteristiche appunto di una video call. E allora vi ricordo ancora una volta che questo è un momento di confronto, un momento di interazione. Quindi se avete domande, commenti, osservazioni da fare, saremo felici di accoglierle. Queste saranno svolte in due tempi, quindi subito dopo l'intervento di Angela Romano potrete cominciare a porre le prime domande ad Angela, quindi su tutta la parte che riguarda il processo di trasformazione dell'informatore attraverso l'utilizzo dell'omnichannel, mentre subito dopo la simulazione di Corinna potrete chiedere ed esprimere tutte le vostre curiosità in relazione alle caratteristiche proprio del lavoro dell'informatore. Dopo anche questo momento riavremo insieme Angela e Corinna e laddove ci fossero altre domande che vi sono venute in mente, le possiamo riaffrontare. Detto questo, io cedo la parola ad Angela che invito ad iniziare la sua presentazione. Noi ci vediamo dopo e buona visione. Grazie. Buongiorno a tutti e ben arrivati. Sono Angela Romano e collaboro da diverso tempo con Mercurio. Allora, nel frattempo condivido anche naturalmente le slide. Il Covid naturalmente in questo momento storico rappresenta anche un'opportunità di offrire delle nuove competenze ai nostri informatori, naturalmente per dar loro maggiore efficienza e maneggiare naturalmente anche degli strumenti nuovi di comunicazione. Dunque noi affrontiamo questa sfida, noi naturalmente di Mercurio affrontiamo questa sfida proponendo dei corsi alternativi appunto al problema del Covid. Naturalmente è doveroso in questo momento una piccola presentazione di Mercurio. Mercurio è un gruppo che offre servizi di outsourcing del mercato farmaceutico oramai da oltre 25 anni e declina l'informazione scientifica in strumenti differenti in base alle esigenze del medico. Dunque un'azienda molto complessa e poliedrica e la capogruppo di tre grandi aziende diverse, quindi Mercurio Pharma, Mercurio Servizi e Mercurio Editori, naturalmente dedicata agli informatori e ai progetti di informatori remoti, l'informazione medica, scientifica in farmacia e nella Mercurio naturalmente Editore si analizzano invece i progetti di informazione medica scientifica digitale. Noi abbiamo pensato naturalmente che fosse opportuno in questo momento vedere l'approccio da parte degli organi competenti e quindi condividere con voi questo documento datato appunto 7 maggio, quindi molto, molto recente, di come appunto le regolamentazioni sono state adottate a livello regionale di aziende sanitarie locali o ospedaliere per come naturalmente affrontare lo svolgimento dell'informazione scientifica.
Gli organi competenti naturalmente stanno cercando di dare naturalmente continuità all'informazione scientifica. Noi vediamo in questo momento un breve riassunto delle regioni che naturalmente abbiamo preso un esame, prendiamo ad esempio la Campania, dove la previsione che si invita a una programmazione delle visite degli informatori, prediligendo naturalmente solo i casi di urgenza e dunque l'attività a distanza ed in remoto. E infatti naturalmente, come dicevo 2 minuti fa, che naturalmente si stanno organizzando affinché naturalmente diano il proprio supporto al sistema sanitario, sia nel rispetto della sicurezza richiesta dall'emergenza sanitaria, sia naturalmente per l'efficienza. Quindi l'overview e la previsione delle aree differenti delle varie regioni naturalmente è un po' diversa. In ogni caso si stanno attivando, dando appunto continuità all'informazione remota, chiaramente digitale in questo caso. Dunque, cosa è cambiato nel tempo dell'informazione remota ad oggi, nel tempo Covid-19? Non è cambiato assolutamente nulla. Non è cambiato nulla perché? Perché praticamente l'informatore deve riuscire ad apprendere dei nuovi skills attraverso il corso per acquisire le competenze di base, attraverso i moduli formativi, quindi attraverso naturalmente un corso semi personalizzato, ed il marketing è chiamato a dare il supporto e quindi ad un'accelerazione culturale. Perché Mercurio? Perché l'esperienza fa la differenza in termini di certificazione. Gli asset di Mercurio sono proprio le certificazioni. Ne abbiamo 4, in particolare abbiamo certificazione del sistema di gestione di sicurezza, responsabile di farmacovigilanza, la certificazione della qualità. Siamo naturalmente un'azienda farmaceutica e quindi disponiamo di un servizio di farmacovigilanza e dunque anche di un servizio scientifico. Dicevamo, perché Mercurio? Perché l'esperienza fa la differenza. In quali termini? Nel termine che noi conosciamo molto bene il mestiere. L'informatore remoto è una figura creata oramai da Mercurio da più di 10 anni fa, conduciamo decine di progetti e naturalmente sappiamo anche come ingaggiare i medici. Diamo molta importanza naturalmente all'attività di multichannel e con il multichannel naturalmente noi riusciamo a capire quali possono essere i progetti giusti. Siamo naturalmente una società che dà molta importanza alla formazione. Questa è una slide che indica alcuni numeri del 2019 per la formazione in aula e formazione online, frontale e remota. Quindi, come possiamo vedere, il totale è abbastanza, naturalmente è abbastanza grande. Dedichiamo tantissimo alla formazione e questi numeri del 2019, appunto, della formazione frontale e remota sono dei numeri che ci fanno capire, ad esempio, che proprio gli agenti remoti è circa il 60% delle formazioni in ore per gruppo di lavoro. Perché Mercurio? Oramai l'informatore è multichannel, i nostri informatori remoti naturalmente lo fanno da tanti anni. Questa rappresenta, come dire, un'altra... rappresenta un altro asset di Mercurio, perché con il Project Assistant il nostro informatore ogni mese naturalmente compila e viene valutato attraverso una scheda di valutazione, quindi una scheda di assessment. Perché l'esperienza ci ha permesso di fare la differenza anche in termini di formazione erogata. In questa slide vediamo che questa è la formazione erogata alle altre aziende, nel senso che Mercurio ha dato supporto con la propria esperienza, effettuando 79 webinar, 312 licenti formati, 200 assessment e più di 1500 ore di formazione. Questo soltanto i numeri di aprile-maggio 2020, quindi naturalmente insomma c'è un incremento da questo punto di vista. Le basi della piramide come trasformazione, quindi come opportunità, continuità ed efficienza, naturalmente sono rappresentati dai corsi proposti proprio per questo
questa trasformazione, dove sono sicuramente dei corsi molto molto impegnativi, lo facciamo però per migliorare naturalmente l'efficacia, l'efficienza, per trasformare gli informatori e gli agenti di territorio in ibridi, valorizzando ovviamente naturalmente tutti i contatti vicariati dagli informatori e dagli agenti con il remoto. Allora, il concept del percorso formativo è molto importante naturalmente tenere presente gli obiettivi, la missione dei nostri informatori. Perché questo? Perché gli informatori sono il vero e proprio tesoretto naturalmente dell'azienda. Noi lo teniamo, diamo molta importanza naturalmente al rapporto con il motivazionale, il multicanale, il concreto, nel senso che il motivazionale è un'opportunità vera e propria intesa come supporto di carriera da parte dell'informatore. Multicanale invece è proprio la familiarizzazione con la logica del multicanale, quindi con il digitale. E concreto perché è una vera e propria full immersion nell'informazione remota. In questa fase naturalmente c'è la scoperta di tutti i trucchi del mestiere. Così facendo naturalmente le idee prendono forma e abbiamo naturalmente che è proprio in questo caso che l'informatore remoto diventa proprio e tutt'uno con un uso coordinato dell'informazione scientifica, naturalmente multichannel. L'informatore appunto oggi è diventato multichannel, quindi in questa trasformazione e in questo stop lavorativo naturalmente ha delle grosse opportunità per implementare il proprio schedario, per incrementare le proprie visite, e quindi siamo sempre in crescita da questo punto di vista. Vediamo nella prossima slide, a questo punto un po' più nel dettaglio, il pacchetto formativo, quindi i moduli componibili della struttura del corso. I moduli si compongono naturalmente in un approccio telefonico, in un approccio di tecniche di comunicazioni e anche nell'utilizzo degli strumenti. In questa fase è molto importante per migliorare l'ingaggio degli informatori della formazione, per noi è molto importante coinvolgere anche gli area manager. Perché? Perché gli area manager naturalmente sono dei super informatori, per cui è importante coinvolgerli, in quanto in questo processo anche loro devono naturalmente far parte della trasformazione. Gli obiettivi li abbiamo un po', come dire, già detti, nel senso che gli obiettivi è la familiarizzazione proprio con gli strumenti digitali, quindi con la simple call, la web interaction, la video call che naturalmente avete visto prima dalla mia collega. Il pacchetto formativo, la fruizione saranno naturalmente webinar interattivi attraverso la piattaforma Mercurio Adobe, e la modalità di verifica è con i nostri, naturalmente al termine di ogni webinar, al termine di ogni roleplay ci sarà un test individuale dove naturalmente l'informatore verrà valutato secondo il proprio grado di apprendimento. Mediamente il webinar ha una durata circa di 2 ore. Quindi, come dicevo, abbastanza impegnativi. Il primo modulo è molto, molto importante, perché nel primo modulo naturalmente andiamo a definire le strategie di ascolto. In questa fase naturalmente la comunicazione deve essere efficace, gli obiettivi del colloquio devono essere molto diretti, quindi devono essere ascoltati, capiti, devono essere ricordati, devono essere preferiti, consultati. In questa fase naturalmente noi dobbiamo sempre tenere presente alla voce, perché la voce è importantissima, sia perché bisogna avere un tono adeguato sulla comunicazione, sia perché naturalmente bisogna capire cosa pensa il medico dall'altro lato, quindi capire eventualmente anche le sue obiezioni, le sue domande, le sue perplessità. Il secondo modulo invece è un modulo dove si vanno ad analizzare naturalmente gli step della telefonata. Dunque c'è una fase introduttiva, una fase di argomentazione ed una fase di interazione con una fase di chiusura. Questa è la scaletta naturalmente che bisogna fare per naturalmente seguire un'identificazione ad esempio della telefonata, l'identificazione del paziente, della patologia nella fase per esempio dell'argomentazione. È una fase molto molto importante e
Nel terzo modulo invece appunto cominciamo, come dire, a avere la familiarizzazione con le tecniche di comunicazione telefonica, per cui abbiamo in questa fase una presentazione in maniera molto chiara sia del focus che chiaramente dei prodotti. Questa è una fase dove bisogna creare fiducia, dove bisogna naturalmente condividere delle esperienze con l'interlocutore, mentre sempre che si conclude naturalmente con una scheda di assessment, quindi di valutazione. Nel modulo 4, il modulo 4 è rappresentato da un role play di gruppo individuale. Il modulo 4 è la condivisione del materiale promozionale e naturalmente viene seguito sempre dai nostri, questa è un'immagine dove naturalmente sono i nostri project assistant che seguono questi progetti ed è molto molto importante. L'ultimo modulo, cioè il modulo counseling individuale, questo si aggiunge ai moduli precedenti, è un follow up personalizzato, è un modulo molto molto importante perché naturalmente questa è un'attività appunto nel counseling individuale fortemente orientata all'individuo. In questa fase si dà grande importanza e spazio alla valutazione praticamente dell'individuo con un assessment profondo e naturalmente serve per capire in questa fase molto delicata i limiti e gli spazi dei bisogni formativi. Quindi naturalmente è un percorso che si fa one to one che prevede 3 webinar di circa un'ora. Il modulo CRM Reporting è un modulo invece integrato per la realizzazione del role play. È un piccolo training in realtà per rapportarsi con il proprio CRM. Naturalmente io sono stata molto molto veloce dato anche il tempo. Spero che alla fine di questo percorso, ad aver dato questa overview generale naturalmente di questo pacchetto formativo dei moduli di Mercurio, delle cose che l'informatore scientifico deve fare per il passaggio da informatore remoto ad naturalmente ad ibrido. La nostra soluzione naturalmente è il web marketing. Secondo noi il web marketing è necessario perché l'esecuzione è la chiave di questo processo, perché ci permette naturalmente di essere più efficienti e naturalmente ci permette anche di raggiungere i medici ingaggiati. Abbiamo, come dire, in questa fase analizzato anche l'open mind di tutto questo percorso, dando uno sguardo ed analizzando ovviamente sia la parte di criticità che la parte anche delle opportunità che oggi gli informatori remoti possono naturalmente avere. Siamo giunti alla fine. Il mio suggerimento è vietato arrendersi, respira a fondo e continua, perché naturalmente mi rendo conto che tante aziende con questo stop lavorativo sono indubbiamente disorientati e spaventati. Noi con questi corsi naturalmente cerchiamo di creare un avvicinamento, un avanzamento, un'evoluzione affinché naturalmente i colleghi possano poi permettersi sul campo di operare in remoto in modo digitale senza naturalmente spaventarsi. Io ho finito. Grazie e a te la parola. Grazie Alberto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Come diceva Alberto, sono la dottoressa Corina Longobardi, informatore scientifico del farmaco senior del settore fondi tailing di Mercurio. E mi occupo di informazione scientifica remota da circa 8 anni, quindi diciamo che ho acquisito un po' di esperienza, no, in questa tipologia di informazione medico-scientifica. Ruolo che, ecco, anticipo un attimino quello che poi la collega avrà modo di illustrarvi in dettaglio, ruolo che oltre quello dell'informatore scientifico remoto, oltre che rispondere a quelli che sono i requisiti di legge, quindi io sono laureata, ecco,
insieme alla 219, sono assolutamente sono laureata in farmacia. Ecco, è un ruolo che prevede un'adeguata formazione su quelli che sono appunto un po' l'approccio telefonico, le tecniche, ecco, di ascolto, di comunicazione, come, ecco, può arginare quelli che sono gli elementi critici, ecco, di questa tipologia di informazione medico-scientifica, oltre che poi una formazione su tutti quelli che sono gli strumenti che noi informatori scientifici remoti andiamo, ecco, ad utilizzare per arrivare al nostro interlocutore, che sia un medico o un farmacista. Strumenti che ci consentono appunto di entrare in contatto con il nostro interlocutore e sicuramente, ecco, instaurare una relazione con lui. Uno di questi strumenti è proprio la video call. Diciamo che la video call è uno dei tre strumenti di co-browsing di cui disponiamo. Quindi co-browsing, condivisione online del materiale informativo. Materiale informativo che ovviamente sarà preventivamente concordato, redatto e approvato. Quindi potrà essere vario. Nel caso specifico noi dopo vedremo, ecco, l'accesso ad un mini sito interamente dedicato ad un nostro prodotto che io vado, ecco, a promuovere. Detto questo, ecco, video call. La video call, che cosa, ecco, ci consente di fare? Innanzitutto è uno strumento di notevole impatto. Perché di notevole impatto? Perché considerate che quello è lo strumento che tra tutti ci consente di più di andare a simulare una vera e propria visita in studio. Perché questo? Perché pensiamo un attimino come, ecco, vediamo un attimino come arriviamo, ecco, ad una video call. Io contatterò telefonicamente il mio medico, ovviamente provvederò ad un'introduzione, quindi ad una mia presentazione, ad una presentazione dell'azienda e del motivo per cui lo chiamo, e ovviamente poi lo inviterò ad essere disponibile al computer per appunto condividere del materiale informativo con lui. Che succede? Nel caso, considerate che nella maggior parte dei casi la video call è su appuntamento, ma dalla mia esperienza vi dico che, ecco, andando avanti negli anni, sono sempre più i medici che comunque accettano, sono disponibili anche ad effettuarne in simultanea, proprio perché, ecco, soprattutto per quei medici che già hanno avuto modo di sperimentare comunque la semplicità, ecco, di attuazione appunto di una video call. Quindi che cosa succede? Nella pratica, mentre sono, ecco, o prenderò un appuntamento per quando il mio medico sarà disponibile al computer, oppure in simultanea gli chiederò una sua disponibilità al computer. Gli invierò contestualmente alla telefonata, sia nel caso dell'appuntamento che in simultanea, gli invierò una mail al suo indirizzo di posta elettronica. Una mail che avrà per mittente il mio nome e cognome, quindi facilmente identificabile, e appunto avrà per oggetto appuntamento, videochiamata e il nome del prodotto. All'interno di questa mail è proprio una mail d'invito. Una mail d'invito in cui c'è un link sul quale io inviterò il medico a cliccare, e con un semplice click che succederà? Il mio medico entrerà nella piattaforma che noi normalmente utilizziamo, che è Adobe, ma ciò non toglie che ognuno possa utilizzare, ecco, la piattaforma che comunque è più confacente alle proprie esigenze, oppure che è già comunque in uso. E che cosa succede? Quindi il medico in quel momento avrà me in alto a destra, quindi riuscirà a dare sicuramente innanzitutto un volto alla voce che diciamo ascolta, e in più avremo, ecco, a disposizione un supporto visivo alla conversazione telefonica.
Quindi io andrò a condividere, riuscirò a condividere, ecco, con il medico quello che è il mio desktop e quindi il materiale che ho intenzione appunto di far visionare al mio interlocutore. Quindi capirete bene, in alcuni casi, per esempio, è stato veramente molto carino andare, alcuni medici, ricordo, ecco, simpaticissimo, una volta ci siamo collegati, ecco, c'era un emodinamista dall'altro lato che si è collegato, insomma, ha attivato la sua webcam nella saletta antistante, la camera operatoria, ed è stato, insomma, veramente carino effettuare la video call, ci siamo visti entrambi, e così accade anche in altri casi, comunque, nel momento in cui il nostro interlocutore si voglia rendere visibile. Quindi capirete bene che in effetti con un semplice il vantaggio della video call è con un semplice click il mio medico mi avrà di fronte, seduta di fronte alla sua scrivania con il mio visual davanti. Ok, andiamo a vedere però nello specifico che cosa e in effetti mi consente di fare una video call, perché ecco, sicuramente anche in termini proprio di in termini di efficacia intesa come memorizzazione del messaggio che io voglio andare a condividere con che voglio andare a condividere, ecco, sicuramente quanto sia importante. Allora, suppongo mi riusciate a vedere, insomma, mi risulta connessa la condivisione. Allora, nello specifico, quindi abbiamo detto, io ho chiamato il mio medico e in questo caso che cosa parlo, ecco, del mio prodotto, che è il Medron Issepato, un nutraceutico, un prodotto che ha, diciamo, 3+, che sicuramente io, poi ovviamente dipenderà anche un attimino dalla progettualità, ecco, da quello che, dalla progettualità, comunque, ecco, andrò ad evidenziare, magari, ecco, in una prima telefonata, una seconda, una terza, insomma, dipenderà, ecco, anche dal numero di wave. Comunque, ecco, io ho dinanzi un prodotto che voglio promuovere al mio medico, un prodotto che fondamentalmente ha 3+. Sinergia di un prodotto formulato che ha diversi componenti che agiscono sinergicamente tra loro, componenti che hanno elevato dosaggio, massimo dosaggio e massima concentrazione. E in più un prodotto che ha un grande plus, ovvero uno studio di efficacia, proprio uno studio di prodotto sull'efficacia. Quindi, ovviamente andrò, ecco, ad evidenziare questo. Considerate che io ovviamente avrò chiacchierato un pochettino, ecco, se su appuntamento o anche non su appuntamento, avrò chiacchierato già un po' con il mio medico, quindi avrò già un attimino provveduto ad una profilazione dello stesso e quindi nella video call sicuramente andrò già a decidere quello che è un po' il taglio, ecco, di quella che è l'intervista che andrò a fare, i punti su cui vorrò andare a focalizzare l'attenzione. Quindi, caso specifico, mini sito sul nostro prodotto, vedete, il materiale può essere variabile, per esempio può essere molto interessante e avrò modo, ecco, magari di focalizzare, perché sarò io a muovere il cursore come in questo momento, di focalizzare l'attenzione anche su delle immagini suggestive che sicuramente potranno creare nella mente del mio medico un'associazione tra quello che appunto è il vantaggio del mio prodotto, quindi sicuramente recupero epatico in tempi brevi. E qui ovviamente andrò anche a consegnare il mio bigliettino da visita, quindi mi riferimento, in modo che il mio medico potrà avere un riferimento sempre, ecco, per quanto riguarda questo prodotto, quindi potrà tenere in considerazione questi dati per informazioni aggiuntive. E quello che per esempio in tutti i casi, ecco, è una costante della mia intervista, di quello su cui andrò a focalizzare l'attenzione, sarà sicuramente, ecco, in primis quello che è il paziente target, ecco, per l'utilizzo del mio prodotto. È ovvio, no, che io in quanto informatore devo assolutamente andare a soddisfare, ecco, i miei interessi devono coincidere con gli interessi del medico e andare a soddisfare quella che è un'esigenza del mio medico, del mio interlocutore. Di conseguenza devo essere un valore aggiunto per lui e quindi devo dargli una soluzione per un suo problema. In questo caso, ecco, andrò col cursore sicuramente ad evidenziare il paziente,
ecco, che è al centro della mia comunicazione, il paziente tipo. Ecco, il paziente a cui deve pensare tra la platea dei suoi assistiti, quindi lo aiuterò un attimino anche a fare mente locale su quello che è il paziente a cui, che deve individuare. Quindi pazienti con epatopatie di varia origine e natura, associate o meno a variazioni dei marker sepatici, pazienti con steatosi epatica, quindi come coadiuvante in quel tipo di patologia, pazienti con patologie, ecco, pazienti obesi, diabetici che hanno un maggior rischio di sviluppare NAFLD, pazienti che, non so, fanno terapie croniche patolisive con antivirali, oncologiche e via di seguito. Quindi sicuramente, ecco, vedete quanto è importante comunque, sicuramente, ecco, faccio in modo che il mio medico inizi a individuare, ecco, quelli che sono i pazienti a cui prescrivere il nostro prodotto. Altro elemento importante, riuscirò con la video call anche a far fotografare nella mente del mio medico quelli che sono poi i colori delle e quelle che sono le referenze che abbiamo. Anche questo, in termini poi di finalità prescrittive, può essere sicuramente, ecco, importante, no? Andare ad associare. Molto spesso i medici ricordano, ecco, un po' quelli che sono i colori dei nostri, i colori delle confezioni dei nostri prodotti. Ecco, potrà appunto focalizzare l'attenzione su quello che è il numero, sul fatto che ci sono due confezioni da 30 a 60 capsule. Ok. E ovviamente poi così andrò avanti per tutto il materiale, tutti gli argomenti da trattare. È ovvio che se per esempio io posso pensare, ho un medico, il mio interlocutore magari prescrive un altro tipo di prodotto, se penso che in quest'ambito, nessuno ha la sinergia, ecco, sfrutta la sinergia dei componenti, cioè tanti componenti quanto il mio e alle concentrazioni e ai dosaggi del mio, per esempio, potrò andare direttamente in area web dedicata, quindi qui, ecco, dove continuano, insomma, i contenuti da poter far visionare, per esempio andrò sul foglietto illustrativo, quindi assolutamente qui. Ecco, vedete che potrò far, questo mi aiuterà anche ad evidenziare sempre col cursore, che sarà, ecco, la mia matita se vado in studio o la mia penna, quelli che sono i dosaggi e le concentrazioni e anche i componenti, ecco, del mio prodotto. Come per esempio se mi trovo di fronte ad un medico che non ha, diciamo, un po' restio alla prescrizione dei nutraceutici perché, ecco, crede poco, ecco, in questa categoria di prodotto, quello che posso andare a fare è magari pensare di andare allo studio, a questo studio. Quindi cliccherò qui allo studio di prodotto, che sicuramente è un aspetto che, ecco, potrà essere importante ai fini, ecco, della prescrizione. Quindi, nello specifico, dove potrò far evidenziare, ecco, questo è il testo in inglese, andando direttamente a pagina 6, in cui, ecco, ci sarà il testo in italiano e potrò, ecco, così essere ancora più chiara nell'illustrare al mio medico quello che è lo studio, quindi il metodo e i risultati e quant'altro. Per esempio, qui si valuta l'efficacia del metronidazole a 45-90 giorni di terapia con una capsula al giorno in pazienti con NAFLD da lieve, insomma, severa come grado. Ancora più importante, per esempio, se ho delle numeriche, potrò focalizzare l'attenzione del mio medico su quelli che sono i numeri, chiedendogli ovviamente un parere e un po' quella che è la sua esperienza in merito a questi dati che appunto abbiamo ottenuto. Quindi, come vedete, ecco, questo per dire fondamentalmente che sicuramente io non mi dilungo troppo, insomma, in modo che lascio spazio ad eventuali domande anche successivamente alla collega. Questo per dire che comunque la video call è uno strumento che fondamentalmente anche per coloro che, anche per l'interlocutore che è ancora molto legato, no, al contatto umano, ecco, sicuramente è importante perché appunto consente
è un giusto compromesso tra quella che è la visita in studio e appunto una simple call, cioè un contatto telefonico semplice. Ed è veramente stato veramente molto apprezzato, vi dico, dalla mia esperienza, anche da coloro che sono meno avvezzi alla tecnologia, proprio perché è veramente, veramente molto semplice di accedere appunto ed effettuare una video call. Quindi io ho concluso, spero di essere stata insomma esauriente, esaustiva, di essere riuscita appunto a farvi un po' toccare con mano quella che è in realtà, ecco, che fa parte, ecco, caratterizza la nostra attività di informazione medico-scientifica remota. Quindi non so, ecco, se ci sono domande. Io avrei concluso. Grazie Corinne, entriamo subito nel vivo delle domande e delle, insomma, suggestioni che ci sono arrivate. Intanto la prima cosa sulla quale ci chiedono di fare chiarezza ogni volta, insomma, per chi già ha seguito questa tipologia di webinar lo sa, la prima domanda che tutti si pongono è: qual è la differenza, e lo chiedo ovviamente a Corinne, tra il lavoro e la figura dell'informazione frontale e qual è invece la caratteristica e la differenza con l'informatore invece remoto? Ok, mi sentite giusto? Sì, ti sentiamo. Benissimo, benissimo. Allora, questa è una domanda che sicuramente mi fa piacere, ma semplicemente perché è una domanda a cui posso rispondere con un pochettino di cognizione di causa. Questo perché? Perché considerate, tenete presente che io prima di essere in Mercurio ho svolto l'attività di informatore scientifico frontale. È stata una breve esperienza, diciamo relativamente breve, di un anno, però insomma fondamentalmente ho avuto assolutamente modo un attimino di toccare anche questa realtà. E vi dico anche, vi dirò anche che se ad oggi penso che sono da 8 anni in Mercurio, mi stupisco un attimino, ovviamente positivamente, perché insomma dopo appunto l'esperienza come informatore frontale non credevo mai di durare con una realtà diversa, insomma, di durare in questo tipo di realtà. Questo perché lo dico? Perché fondamentalmente, mi chiedevo come faccio a parlare con una persona a cui non stringo la mano, come faccio a parlare con una persona della quale non vedo i gesti. Quindi sicuramente tutte queste cose mi hanno un attimino inizialmente spiazzato. Quindi fondamentalmente quello che dico come prima grande differenza, la prima grande differenza che c'è tra un informatore frontale e un informatore remoto è proprio questa. Sicuramente gli obiettivi sono comuni, partiamo da questo presupposto, gli obiettivi sicuramente sono comuni, stringere, entrare in contatto con il medico, instaurare una relazione con il medico di stima, di fiducia e far sì che siamo un valore aggiunto per la sua attività, siamo un beneficio per la sua attività. Però è ovvio che io sicuramente da informatore remoto non riuscirò inevitabilmente, stando al telefono, ad usufruire di una parte, di una percentuale importante di quello che è la comunicazione, ovvero tutto il linguaggio del corpo, e che fondamentalmente, se ci pensiamo, è un 55% rispetto a quel 100% totale della comunicazione tra la comunicazione non verbale, quindi il linguaggio del corpo, quindi tutto ciò che sono appunto le espressioni facciali del medico, i gesti, io non ne posso usufruire, e questo sicuramente è un aspetto a mio notevole svantaggio. Quindi fondamentalmente io potrò usufruire solo ed esclusivamente un po' di quello che è il canale paraverbale, quindi tutto ciò che passa attraverso timbro, inflessione, tono di voce e quant'altro, e di quello che è appunto il
la comunicazione vocale, quindi relativa prettamente alle parole. Quindi questo per dire cosa? Che fondamentalmente è una bella sfida. Ecco, non è facile stare al telefono. Io in quei pochi minuti in cui riesco a stare al telefono con il medico, devo pensare, ecco, che comunque devo essere ascoltato, accettato, creduto e preferito, perché ovviamente non sarò l'unica, ma questo anche per quanto riguarda l'informatore frontale, non sarò l'unica a visitare quel medico e devo far sì che comunque prescriva il mio prodotto, il mio servizio e quant'altro. Quindi nello stesso tempo poi devo mantenere alta la concentrazione e l'interesse del mio interlocutore. Quindi questo per dire cosa fondamentalmente? Che nel mio caso, da informatore scientifico del farmaco remoto, io non posso permettermi, capirete bene, di sbagliare nessun passo, ecco, perché ovviamente è tutto un attimino più complesso, ecco, avrò sicuramente meno a disposizione come ecco, da un punto di vista comunicativo, ma nello stesso tempo adeguatamente formata, ecco l'importanza appunto di questo corso, così come diceva Angela, adeguatamente formato io sarò assolutamente in grado di comunicare efficacemente col mio medico e di raggiungere con il mio obiettivo. E per questo, ecco, sicuramente, e concludo, sarà importante essere formata sull'ascolto, sull'immedesimazione, ecco, che devo avere con il mio interlocutore, nel prepararmi, ecco, pensare prima a ciò che voglio dire, nell'esercitarmi anche a fare domande, perché ecco, al telefono parole che siamo abituati normalmente ad utilizzare, magari al telefono possono diventarmi parole killer, e quindi mi gioco l'intervista. Ok, quindi spero di aver mi dispiace se ho sforato un pochettino, però spero di aver reso un attimino, ecco, l'idea. Ci ha fatto molto piacere, grazie. Proprio, come dire, lo spirito di questo webinar del giorno era proprio quello di conoscere l'esperienza pratica, quindi noi ti ringraziamo per aver condiviso non solo la tua esperienza professionale, ma anche la tua esperienza professionale. Grazie veramente per questo. Angela, invece volevamo sapere da te, nel passaggio che forse in questi giorni è stato anche un po' indotto, no? In questa necessità rappresentata dall'esperienza di utilizzare il digitale, secondo te quali sono gli strumenti con cui chi vuole diventare un informatore ibrido o comunque chi si vuole aprire, chi vuole entrare nel mondo del digitale dovrebbe cominciare ad avere un po' di dimestichezza? Cioè, cosa consigli come primo step? Ecco. Allora, sicuramente come primo step naturalmente il computer, la video call, sono tutti quei strumenti o processo di co-browsing che naturalmente vanno ad aiutare e a supportare l'informatore remoto, quindi naturalmente è la simple call e la video call, quindi sapere avere un attimo un po' di dimestichezza naturalmente con il computer, quindi con semplici strumenti naturalmente che utilizziamo tutti i giorni e quindi è proprio oggi è il pane quotidiano. Quindi perfetto, vogliamo entrare nel dettaglio invece di questa formazione, questi corsi di formazione, quali obiettivi hanno e soprattutto quali sono i tempi per far sì che appunto un informatore possa realmente considerarsi ibrido? Allora, innanzitutto l'informatore può considerarsi ibrido quando chiaramente diventa confidente con tutti questi strumenti, quindi con questi processi e naturalmente sia con le tecniche di comunicazione sia con le tecniche chiaramente del digitale. Il nostro obiettivo è dare queste opportunità agli informatori affinché naturalmente loro sappiano in una fase iniziale naturalmente mettersi in discussione per poter superare anche tutti i propri dubbi. Quindi, prego. No. Scusami. No, nient'altro. Perfetto.
Ok, grazie mille Angela. Corinna, per concludere avevo una domanda per te. Abbiamo visto prima, poc'anzi, una simulazione di quella che è una video call, no? Quindi ci hai fatto vedere tutto il passaggio, no? Dalla fase di invitation, quindi dalla mail in cui c'è una presentazione, una richiesta di appuntamento, ci hai fatto vedere proprio la simulazione. Abbiamo immaginato, credo, che poi dopo ci sia una demo post call in cui ci sono dei ringraziamenti e ci sono i key messages più o meno emersi durante il vostro colloquio, insomma, la vostra fase di interazione. Adesso mi chiedo io, intanto per dare una maggiore chiarezza, potresti stringatamente darci le coordinate un po' della call, della video call e di quando e quale strumento è più adatto per promuovere, per esempio, un integratore, un OTC o comunque un farmaco, o per gli specialisti o verso il medico di medicina generale, giusto per dare a chi ci sta sentendo, che magari non è ancora confidente con lo strumento di informazione remota, quali sono tutte le potenzialità, le caratteristiche e gli strumenti di cui un informatore esperto come te dispone nella sua cassetta di lavori, ecco. Allora, sicuramente tra Simple Call e i tre strumenti di cui disponiamo di co-browsing, ovvero Video Call, che dopo vediamo un attimino, Video Call, Video Share e Web Interaction, mi sento di dire che fondamentalmente l'efficacia è la stessa, perché tutti saranno trattati, insomma, tutti gli strumenti saranno trattati ovviamente con diciamo le giuste i giusti, potremmo dire, trucchi, ecco, per non ripetere, con i giusti strumenti. Quindi da un punto di vista di efficacia fondamentalmente siamo lì. È ovvio che la video call, dandoci anche un supporto visivo, ecco, il tutto sarà, è ovvio che se io devo presentare, per dire, un dispositivo medico o anche, non so, voglio, ecco, se il mio medico comunque è avvezzo ad effettuare comunque una video call, è ovvio che io comunque mi gioco sicuramente uno strumento di questo tipo. Capirete bene, per esempio, quando presentiamo un dispositivo medico, quanto sia importante anche avere comunque il supporto della webcam e un supporto visivo. Quindi, da un punto di vista di fondamentalmente efficacia, poi è ovvio che dipende assolutamente dall'interlocutore. Ecco perché tutto, cioè ogni intervista che noi effettuiamo non è mai uguale alla precedente e alla successiva. Perché fondamentalmente dobbiamo, ecco, e anche questo è importante, questo ovviamente viene con l'esperienza. Noi dobbiamo riuscire a percepire un po' anche quelle che sono, da questo punto di vista, le esigenze del medico. E quindi magari prospettargli la scelta di uno strumento piuttosto che di un altro. Per esempio, nella Simple Call, che sarà ecco, un contatto telefonico seguito poi dall'invio di una mail, di una demo post call con i miei riferimenti, ecco, sicuramente. Ecco, potrà essere utile in una fase, è molto utile anche in una fase iniziale, ecco, di presentazione magari del progetto, di informazione del mio servizio. Magari, ecco, se devo mostrare dei dati, sicuramente vado, ecco, a pensare a preferire uno strumento di co-browsing che mi dà la possibilità di avere un supporto visivo. Se il mio medico non vuole cimentarsi, ecco, in una video call, perché a priori, insomma, non l'ha mai fatto e a priori è convinto che sia difficile da effettuare, difficile l'accesso, magari io posso optare per una web interaction, che in effetti è una web interaction che comunque ci consente di avere un supporto visivo. In effetti, che succede? Io contestualmente, sempre alla telefonata, invio una mail all'indirizzo di posta elettronica del medico e insieme avremo modo di vedere questa mail, solo che lui dal suo PC e io dal mio PC. Ecco, questo proprio detto veramente in maniera molto molto chiara, per darvi comunque l'idea, ecco, di quella che è una differenza tra una web interaction e una video call, comunque entrambi strumenti di co-browsing. E la video share, che in effetti è un ulteriore strumento che
non cambia nulla in effetti rispetto ad una video call, semplicemente il fatto che io non attivo la webcam, quindi il medico non dà ecco un volto alla voce, insomma, che ascolta. Però diciamo che la video share è sinceramente veramente rara, che comunque l'andiamo a effettuare, perché nel momento in cui il medico è disponibile al computer non li giochiamo, andiamo sempre sulla video call, sicuramente ecco più impattante. Perfetto. Io però in termini ecco di efficacia assolutamente siamo lì, dipende solo ed esclusivamente ecco, andiamo ad adattare lo strumento assolutamente a quello che è il nostro interlocutore. Poi non c'è differenza fondamentalmente tra il target, ecco, quello che dicevi prima, MG specialista, fondamentalmente non c'è, è solo un'attitudine ecco all'utilizzo di uno strumento piuttosto che un altro. Perfetto, grazie, grazie mille. Di nulla. E ringrazio anche Angela per... Grazie. Ha presentato l'importanza anche di dedicare alla formazione, perché è solo dalla formazione, dalla conoscenza che il cambiamento può essere effettivamente poi realizzato. Quindi ringraziamo tutti quanti per averci dedicato anche oggi la loro attenzione e ricordiamo insieme, mi fa piacere ragazze se vi unite a me in questa cosa, la possibilità di iscriversi al nostro canale YouTube, quindi per non perdere gli aggiornamenti su e per essere sempre allertati sulle nuove dirette, di seguirci sulla nostra pagina di Mercurio, dove troverete un calendario dedicato proprio agli eventi, attraverso il quale semplicemente con un click potrete anche registrarvi ai nostri eventi e scaricare il calendar, di modo che in questo periodo in cui ci sono tantissimi, insomma, impegni digitali, è sempre importante quello di ricevere appunto un alert per ricordarselo. Vi ricordo anche che i video realizzati negli scorsi giorni sono disponibili in formato webcast e anche questi li trovate nella pagina di Mercurio. Vi ringrazio ancora per la vostra attenzione, ringrazio voi ragazze nuovamente. Grazie a te e a voi tutti. Grazie a tutti. A presto, buona serata.